Forte Larino è un forte di prima generazione, costruito con spessi blocchi di granito del luogo lavorati a scalpello, con una copertura rivestita da un manto terroso, incoerente con erba rasa. Il tutto per garantire una certa capacità di smorzamento dell'energia dei proiettili che cadevano dall'alto. Da questa posizione è facile intuire il valore strategico di questo forte, il perché è stato costruito in questa posizione. Da qui la valle scende, il torrente Adana presso Pieve di Bono incontra il fiume Chiese e poi l'acqua se ne va verso il lago Didero, che vediamo sullo sfondo. Da lì, quindi dalla Lombardia, sarebbe potuto salire il nemico, come effettivamente avvenne nel 1866. Garibaldi, con le sue camicie rosse, entra dalla Lombardia nel Trentino, elegge a suo quartier generale Storo e poi si sposta a Colonia. Piuttosto ampio, a forma di L, con i due lati, verso sud e verso valle, a un solo piano, il forte presenta un cortiletto fortificato ad anticipare l'ingresso vero e proprio. Sul prospetto meridionale e su quello orientale si aprono i fori cannonieri e sul resto del perimetro le feritoie fuciliere. Un fossato continuo circonda l'intera opera. Esteticamente è un bel esempio di architettura fortificata, costruito con conci di granito lavorati a scalpello. Siamo all'interno di Forte Larino ed in particolare nei locali delle cucine. Qui si cucinavano gli alimenti che dovevano sfamare circa 150 soldati. Siamo all'interno di un forte però e tutto quello che all'interno del forte esiste ha un'unica ragione, rendere inespugnabile il forte. Infatti anche la cucina era dotata di finestre fucigliere a doppia strombatura che in caso di assedio potevano favorire la difesa del forte in caso di battaglia ravvicinata. Nel suo periodo operativo l'opera fu armata con 4 cannoni da 15 cm M61 in ghisa, 4 da 90 cm M75. Era prevista per il forte una guarnigione di 3 ufficiali e 122 uomini. Ci troviamo in questa ampia sala, in questa camera cannoniera, dove venivano alloggiati i cannoni, ma trovava spazio anche questa importante e bellissima cisterna, che è tuttora conservata, che aveva la funzione di garantire una scorta d'acqua sufficiente alla guarnigione per resistere circa una ventina di giorni. I 3 forti di Lardaro furono sottoposti a interventi di miglioramento, soprattutto Forte Larino nel 1879, ma durante la Prima Guerra Mondiale le 3 opere, considerate ormai obsolete, furono disarmate e utilizzate come magazzini. La Provincia Autonoma di Trento, di recente affidato al professor architetto Luciano Semerani, dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, la predisposizione di un progetto di valorizzazione e recupero sistematico dei segni del paesaggio relativi alla Prima Guerra Mondiale all'interno del territorio delle Giudicarie. L'intervento punta a una valorizzazione del Forte Larino come punto strategico della ricettività in Valle del Chiese, una sorta di avamposto dell'Eco Museo del Chiese. All'interno delle numerose sale sono previsti spazi espositivi e laboratori didattici.